Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ma presto, andiamo da Sus. Ed eccoci qui, mamma mia, più carichi di una bottiglia piena di acqua gassata, eh? Avete visto il vostro Sus sempre con frasi fresche, fresche. E oggi abbiamo Mano. Mano is back, saluta Mano. Vedete come balla Mano anche lei? Forza, sua maestà, si parte. Oh yeah, ed eccoci qui, incredibile, quanto siamo belli, to. Damn, siamo bellissimi. Eccoci qua. Allora, come al solito, noi alziamo il volume per fare la intro. E poi facciamo un'altra intro. E poi un'altra intro. E poi inizia il video. No, vabbè, in realtà no. Vabbè, ci siamo per dire. Devo abbassare il volume un attimo. Dobbiamo abbassare un attimo il volume. Salutiamo il canone incredibile. Pazzesco, cavolo. Eccoci qua. Freschi e frizzanti. Mamma mia, pazzesco, incredibile. Damn. Quante volte ho già detto assurdo, pazzesco, incredibile. Non lo so perché siamo fuori. Adesso. Eccoci qua, pazzesco, incredibile. Allora, salutiamo Sus. Samosta, io ho già salutato, lei è il godo, è pieno di energie oggi, anche Mano lo dice. Mano è felice. Ecco, sono contento che Mano è tornata. Chi mi fai, Mano? Incredibile, Mano, però ci devi spiegare delle cose tu, eh? Ci devi spiegare un giorno, lasciamo perdere, Mano, incredibile. Comunque, allora, eccoci qua, allora. No, in realtà non dobbiamo dire strano, non abbiamo news oggi, incredibile, perché stiamo registrando un sacco di video in questi giorni per recuperare le due settimane di pochi video, perché il camera muove la telecamera in continuazione, perché anche lui è fuori di testa. Vabbè, lasciamo per. E quindi non dobbiamo fare una intro nella intro. Infatti, l'unica cosa che possiamo dire è che dovrebbe essere uscito il video della review incredibile su Honkai, camera conferma. Il video sulla serie del toro, pazzesco, incredibile, che è un video lunghissimo. Divertiti a fare quel video parecchio, perché è un video molto simpatico. E speriamo di farlo su altre serie incredibili. Quindi, GG per noi, incredibile. E poi Sus, vai, Dovrebbe essere uscito il video di Benito e Guglielmo, che finalmente sono tornati, perché siamo riusciti a ricontattarli. E dovrebbe essere uscito l'episodio su Slenderman. Insomma, la paura fa godi, episodio 3, vedetevelo e succhiate. No, basta dire succhiate. E oggi, che dovrebbe essere mercoledì della settimana dopo, perché noi lo stiamo registrando una settimana prima questo video. Vabbè, lasciate perdere, registriamo in condizioni di se va. Quindi mercoledì dovrebbe uscire questo video incredibile. Come vedete, la settimana di questo video usciranno ben 3 video incredibili. Venerdì pure un altro video, però non sappiamo ancora su cosa. E niente, vedrete. E quindi adesso che siamo tornati a fare più video, perché cavolo, è ora di fare più video incredibile. E ancora non abbiamo, insomma, avuto problemi. Incrociamo le nostre dita, vero Sus? Non ho le mani, ma le incrocio lo stesso. Le incrocio a mano per me. Brava. Appunto, non abbiamo avuto ancora problemi. E questa cosa un po' ci preoccupa. Neanche Benito e Guglielmo hanno avuto problemi. Sus, cioè del Sus qui. Vabbè, lasciamo per. Incredibile, quindi direi di partire subito con il video di oggi. Oggi partiamo subito, niente 7 minuti di intro. Incredibile, damn. Allora, oggi torneremo a parlare, incredibile, del video del wrestling. Perché, incredibile, i video del wrestling vanno benissimo. È vero, i video del wrestling in camera, ma perché hai fatto? Vabbè, lasciamo per. I video del wrestling vanno effettivamente molto bene. Anche se facciamo video del wrestling, come dire, in ritardo, perché passa più di una settimana di quando ci sono gli eventi incredibili, i video vanno bene e quindi sono contento. Bravo Sus, che è contento. E siamo felici di questa cosa. Allora, incredibile. Oggi faremo un video molto simpatico, perché parleremo dei risultati che ormai già saprete, mannaggia, di Elimination Chamber 2023. Però, per aumentare, diciamo, la quantità e la godosità di questo video incredibile, vi diremo anche dei rumors e, diciamo, degli incontri possibili che ci sarà la WrestleMania 39, che non è lontana ormai. Ormai siamo già quasi a WrestleMania incredibile. E quindi parleremo di questa cosa. Quindi, come al solito, apriremo il nostro PDF incredibile. Come mai sapete che noi usiamo i PDF incredibili. E lo so, fanno cagare da vedere, però, ragazzi, viviamo in queste condizioni. E niente, parleremo di queste cose. Quindi facciamo un piccolo recap incredibile di Elimination Chamber, dandovi la nostra opinione, che è la più importante di tutti, vero Sus? E soprattutto parleremo di Rea, come al solito. E guardate gli occhi del vostro Sus. Mangiate quelle cosce. No, no, no.
No, in realtà sì. Mamma mia, step on me every day of my life of scheletro. Che non so neanche se si dice così in inglese. Sus, cosa ne pensi? Mamma mia, mamma mia, Rea. Che poi, no, a parte Rea, c'è stato un sacco di gnagna nell'Elimination Chamber femminile, eh? Mamma mia. Cioè, Carmella, step on me, vero mano? Sì, pure mano l'ha detto. Corey Graves, maledetto uomo che c'hai Carmella. E succhia. Ecco, bravo, Sus. Ma al solito rafforziamo sempre i concetti, come vedete. E poi niente, prepariamo il PDF e a tra poco. Eccoci qua, incredibili, sempre con i nostri PDF incredibili che noi ci prepariamo se ci scordiamo delle cose eventualmente, tanto ormai lo sapete. Li usiamo dall'inizio del nostro canale, PDF incredibili. Quindi anche i PDF sono parte dei nostri incredibili video super low budget. Allora, incredibile. Partiamo con questo recap incredibile di Elimination Chamber 2023, che è stato un evento nel complesso molto, molto, molto buono, vero? Eh sì, effettivamente per essere un pay per view da solo 5 incontri è stato molto spicy e ci è piaciuto molto. Esatto, ci è piaciuto molto questo incontro. Tra l'altro è stato un incontro dove l'audience, pazzesco, incredibile, ha giocato importante. Avete visto l'incontro incredibile del vostro schermo contro Babbo Natale, come il pubblico era dalla parte del vostro schermo incredibile. Esatto, e qui invece incredibile il pubblico era tutto canadese. Il primo Elimination Chamber che si è svolto in Canada. E soprattutto è stato il primo evento pay per view da WWE da circa 2009-10 che si svolgeva in Canada. Insomma, è stato un evento che si è incrociato proprio bene per essere importante a tutti i fan canadesi. E infatti Sami Zayn era l'eroe di questa serata incredibile, però ci arriveremo incredibile. Quali sono stati i 5 incontri incredibili di questo pay per view pazzesco? Adesso ve li dirò incredibili. Sono stati 2 Elimination Chamber, uno per il titolo degli Stati Uniti portato da Austin Theory, e l'altro per vedere chi poteva essere la sfidante di Bianca Belair a WrestleMania 39, vero? Esatto, oltre a questi 2 incontri c'è stato un tag match misto, come l'insalata mista, i tag match misti tra Edge e sua moglie Beth Phoenix contro Rhea, mamma mia Rhea, e il Finn Balor. E poi c'è stato Bobby contro Brock, una merda, lo possiamo dire, lo diciamo. Esatto, quello è stato probabilmente il match peggiore della serata. E poi il main event Roman Reigns contro incredibile Sami Zayn per i titoli massimi incredibili. E adesso andremo un pochino più nel dettaglio pazzesco. Allora, proprio il primo match della serata è stato proprio l'Elimination Chamber femminile. Chi sono le partecipanti di questo incontro incredibile? Liv Morgan, Natalia, Asuka nella sua nuova forma incredibile che avevamo già detto nel video della Royal Rumble, che è tantissima roba. Povera Raquel Rodriguez, Carmella e Nikki Cross, giusto? Ok. Quanto riguarda a parte che era super scontato che Asuka vincesse, cioè nessuno aveva speranze in questo incontro, cioè il match era Bianca contro Asuka a WrestleMania. Infatti Asuka è tornata e distrugge tutto, proprio kick in the face su tutte quante. Ci dispiace un po' per Liv, perché Liv ha recuperato, è stata arrivata quasi fino alla fine, povera Liv, nonostante abbia avuto uno dei titoli peggiori, regni peggiori per quanto riguarda lo SmackDown Women's Championship. Però gli vogliamo bene a Liv. Natalia, ti vogliamo bene, Natalia, però basta. Beh, ragazzi, capisco che era il Canada e Natalia era la terra sua, però diciamo che Natalia, come dire, secondo me potrebbe cominciare a fare training nei backstage, perché diciamo che non è che ne possiamo più di Natalia, in senso buono, però basta Natalia, su, Esatto. Poi c'è stata Carmella che è tornata da poco, quindi bella carica come al solito. Nikki Cross che finalmente è tornata con la gimmick Crazy Girl, che ci piace sicuramente di più. E poi vogliamo un attimo parlare un attimo della povera Raquel Rodriguez. Allora, parliamo. Camera, avvicinati un attimo. WWE, basta con questa gimmick di merda per lei, vero? Sì, cioè, voi mi dovete spiegare come fate ad avere una, letteralmente un titano incredibile che potrebbe distruggere tutto e aver ridato la gimmick di quella che sorride sempre. Cioè, ma questi writer che ci avete, ma ci pensate a quello che fate o no? Cazzo! Ecco, vedete, ci avete fatto triggerare Sus, e quando i Sus si triggerano è la fine per voi. Comunque, ve la ricordate in NXT Raquel Rodriguez quando faceva la bodyguard incredibile a Dakota Kai, che era letteralmente una che distruggeva tutto, Big Mommy, mamma mia, distruggeva tutto, e poi ha fatto anche un buon regno da campionessa di NXT, perché nel main roster è una merda, non lo sapremo mai, e che devi fare? Comunque, il match femminile non è stato male, ci sono stati un sacco di spot simpatici, ovviamente quello degli Stati Uniti è stato, diciamo, possiamo dire che è stato superiore, lo possiamo dire, ci sono stati degli spot assurdi, però diciamo che questo non è stato terribile questo Elimination Chamber femminile. Sicuramente il migliore degli ultimi anni, a livello femminile soprattutto, perché diciamo ce ne sono stati alcuni che erano terribili. Lo spot di Liv è stato molto simpatico, quando Liv non ha tappato ma è svenuta, molto molto simpatico, incredibile.
carino che Carmella e Asuka hanno fatto coppia per eliminare Raquel Rodriguez. Nikki che ha splash incredibile, insomma, non è stato male. Ovviamente era scontato che vincesse Asuka e quindi diciamo che... Quindi diciamo che tolte le prime eliminazioni, diciamo che erano veramente scontate, il climax è arrivato alla fine quando appunto c'era Raquel, poi la doppia mossa, poi Carmella che ha fatto questo super kick, ah, in the face of Asuka, e tutti a dire sicuramente vincerà Carmella, ma chi ci crede? E infatti Asuka ha vinto, quindi insomma, però un match godibile e soprattutto tanta bella gnagna, vero Sus? Io guardavo soprattutto guardavo l'incontro. Esatto, infatti, noi guardavamo sempre l'incontro. Nota positiva, soprattutto per Carmella. A noi quell'outfit incredibile di Carmella ci fa impazzire, vero Sus? Sì, quella mutanda che si vede e non si vede. L'outfit di Carmella ci ricorda Lita. E capite a noi, Lita nei tempi quando era giovane, Lita usava lo stesso outfit quando stava con gli Hardy Boys. Vi ricordate? E certo che voi ricordate, mannaggia a voi. Esatto. Poi passiamo al secondo match, il peggiore della serata, lo possiamo dire, Bobby contro Brock. Allora, io non capisco, avete due tori, due cinghiali, due bufali che si possono distruggere con spot assurdi e gli fate fare dei match di merda. Cioè il primo è finito, il primo incontro è stato in bara alla Royal Rumble dell'anno scorso e Bobby ha vinto perché Roman Reigns ha colpito Brock. Poi hanno fatto il 2 in Saudi Arabia e ha vinto Brock per un roll up. E mo questo è il terzo incontro e lo fate finire con disqualification. Io capisco che non volete far passare nessuno dei due da pippa. Date un cazzo di sconfitta decente a uno dei due. È umiliante, però Sus. Beh, sì, è abbastanza umiliante. Soprattutto Brock vince con il calcio nei coglioni. Che poi, vabbè, lasciamo perdere lo script, incredibile. E poi va a distruggere tutto. Fa l'F5 su Bobby sul tavolo. E poi non si capisce se è andato off script un'altra volta. Sì, perché... c'è questa cosa che alla Royal Rumble c'è uno spot che ha fatto Brock sull'arbitro che non doveva fare e mo stanno dicendo che pure qui quel povero arbitro è stato picchiato ingiustamente. Vabbè, sono tutte stronzate, palesemente è scriptato. Quei cazzo di arbitri pesano come dei grissini e se non li volete far morire, ovvio che le cose si sanno, mannaggia voi. Passiamo al terzo match incredibile, che è stato il match di coppia che ha detto Sus prima, Edge e Beth contro Rhea e Finn Balor. Allora, noi, vabbè, lo sapete che noi Rhea è la nostra waifu definitiva, però Sus, un giorno ti intervisteremo Rhea. Mamma mia, Rhea! Scusate, Sus, a mano, di qualcosa anche tu, mano, che da un po' che non dici niente. Cosa ne pensi, mano di Rhea? Mano ha sempre la risposta giusta al momento giusto, incredibile. Quindi, a parte guardare letteralmente ogni frame di Rhea, mamma mia, Rhea, mamma... Sono stata fatta la gag dello step. Mannaggia, mi ha fregato, Sus, mannaggia. Tutto molto buono, possiamo dire forse il miglior match tag mix maschi-femmine degli ultimi anni, se non il migliore? Lo possiamo dire. Cioè, questo match è stato meglio di... Ve lo ricordate quando un parecchi anni fa avevano fatto una specie di fake evento che dovevate votare online, che si chiama il tipo la Mix Tag Match Challenge? Camera, mettilo in editing, incredibile. Dove c'era Braun Strowman con Alexa Bliss. Ricordate quella roba lì? Ecco, appunto. Questo match è stato meglio di tutto quel torneo lì, che era una merda, lo possiamo dire. Match tristi, tristi, veramente. E questo match è stato pezzo di un sacco di spot. Il super superplex di Beth su Rhea è una citazione incredibile al superplex che ha fatto il vostro caro Schedro a quel cattivone di Babbo. Salutiamo Babbo ovunque esso sia, vero Sus? Ciao Babbo. Ecco, esatto. E poi c'è stato un sacco di intromissioni da parte della Judgment Day con Dominic Mysterio. Le botte a Dominic Mysterio, vero Sus? Maledetto. Ecco, bravo Sus. Carino lo spot finale con Beth che fa la sua mossa pam su Rhea outside the ring, che è ovviamente la parte più dura del ring, vabbè, citazione per pochissimi, ci è piaciuto parecchio, e poi soprattutto c'è stato anche il momento fichissimo dove hanno fatto la doppia sottomissione a Rhea e a Finn, molto figo, e poi il finale è stato molto Sus, dillo, vero Sus? Sì, il finale è abbastanza pragmatico, perché hanno vinto con la Shatter Machine, che non so in quanti di voi sanno, ma quella è la mossa che usano gli FTR in AEW, i Revival in WWE, e dato che i loro contratti stanno finendo e sono molto amici di Edge, possibile che torneranno magari a WrestleMania oppure dopo WrestleMania, chi lo sa? Esatto, è stato molto Sus questo finale, ma brava, a me ci è piaciuto. Poi, incredibile, c'è stato, pazzesco, incredibile, l'Elimination Chamber, il titolo degli Stati Uniti, che lo portava Austin Theory, che probabilmente sfiderà John Cena a WrestleMania, sta cosa penso l'avete capita sicuramente. Questo match ci è piaciuto da morire, Sus, Un sacco di spot assurdi, c'è la ricarana che Gargano ha fatto, cioè pensavo si fosse rotto il collo, e poi pure lo splash di Montez Ford, che praticamente è il nuovo The Rock. Esatto, Montez, come ti permetti? Io faccio la bottom e tu mi fai la rock bottom, come ti permetti? Palesemente, cioè ci sono state un sacco di citazioni al nostro incontro incredibile, palesemente, vero Sus? Palesemente.
appunto. Comunque, a parte questo, gli altri avversari pure non sono stati male. Diciamo che intanto Costin Theory vincesse, sì, però si sono comportati bene tutti. Gargano e Rollins hanno fatto un ottimo incontro dentro. Mountain Sford MVP del match, ci ha fatto lo splash dall'alto incredibile, ha fatto la woo bottom, ha fatto un sacco di mosse incredibili Mountain Sford. E poi lo spot con lo stomp down che sembrava si fosse spezzato il collo, molto figo. Poi Bronson Reed, che ancora non abbiamo capito che cazzo vogliono far fare a Bronson Reed in WWE, per adesso sta distruggendo tutti, manco fosse Babbo con questi splash incredibili. E poi Damian Priest, che vabbè, porello, gli vogliamo bene, però era ovvio che perdesse. E incredibile, alla fine dell'incontro che arriva arriva Logan Paul, mamma mia, proprio non ce lo aspettavamo, siamo così felici di vedere Logan Paul, ci siamo capiti. Appunto, sapete che noi Logan Paul non ci fa impazzire, però un match tra Logan Paul e Seth Rollins a Mania, sperando che Rollins vinca e distrugga, il senso buono, si scherza, ci siamo capiti, siamo contenti. Infatti Logan Paul deve fare una cosa nel wrestling, far vedere, essere un heel, deve essere cattivo, non fatelo passare da eroe, non deve fare heel, in quella parte è perfetto, vero Sus? Per forza. Appunto, incredibile. Arriviamo al main event pazzesco, incredibile, Roman Reigns contro Sami Zayn. Allora, diciamolo chiaramente, era scontato che vincesse Roman Reigns, però per la storia che stanno portando ci abbiamo creduto, c'è stato un momento che ci abbiamo creduto che Sami Zayn potesse vincere ed essere l'eroe pazzesco, no? Perché insomma, diciamo chiaro, quando questa cosa di Sami Zayn ricorda molto quello che è successo negli anni scorsi con Daniel Bryan e Kofi Kingston, ma in questo caso purtroppo ve lo diciamo, probabilmente Sami Zayn non andrà a WrestleMania contro Roman Reigns per uno dei due titoli, perché è già stato detto da una marea di leak e rumore di mesi e mesi che lui e Kevin Owens affronteranno Jey e Jimmy Uso per il doppio titolo tag Raw e SmackDown, magari in un ladder match, chi lo sa, vero Sus? Però è stato un match veramente bello, bello, bello. I primi momenti dove Roman Reigns ci ha preso tutti i fischi e Sami, tutti i fei, tutti la gente che urlava. Che poi se ci pensate, anche questa è una reference allo scontro tra Babbo e Sua Maestà. A WWE non ci copia. Infatti, cioè, ci hanno copiato palesemente. Vedete quanto è andato in tendenza il nostro video, incredibile. Pazzesco, incredibile. Damn, chissà se in futuro ci saranno altri incontri. Per adesso non metterò mai in palio il mio titolo, mai più. Succhiate, vero? Bruco succhia, vero Sus? Alessandro succhia, Alessandro il bruco, succhia, però mi fai paura lo stesso, ecco, succhia, off dei coglioni. Ok, quindi a parte questo l'incontro è stato molto molto buono, ci sono stati un sacco di counter incredibili che ci hanno fatto impazzire quando Reigns partiva e Sami e lo metteva in angolo, poi un sacco di kick out al limite, proprio al limite del limite. E poi c'è stato il momento in cui veramente abbiamo creduto che Sami potesse vincere, quando l'arbitro è andato KO, è arrivato Jey Uso. Adesso Jey dà una sediata a Roman e Sami vince. E poi invece, terrificante, Sami che fa la spia e colpisce Jey. E poi Roman lo distrugge con una sediata e una spia. Lì in quel momento ci abbiamo creduto un attimo, però mannaggia la miseria. Niente. E una cosa che forse, a parte dove cazzo stava solo Sokoa? Dove cazzo stava un Lumaga Nuova Generation? Vero Sus? Si sarà perso nel traffico. Cioè, io capisco che, come dire, volevate dare il momento di gloria a Sami nonostante ha perso l'incontro, no? Però diciamo che la parte finale non è che ci è proprio piaciuta. Nel senso, il ritorno di Kevin Owens, anche questo era abbastanza scontato, diciamo, no? La loro amicizia, non amicizia, no? Ci siamo capiti? E poi hanno distrutto Jimmy Uso, Jey è sparito, e poi Roman si è beccato il calcio incredibile di Sami Zayn, la luba kick di Sami, e niente, momento di gloria per tutti e due, Kevin è andato via. Non ci è piaciuto proprio il finale, proprio le scene finali non ci hanno fatto impazzire, però ripeto, siamo felicissimi per Sami, noi adoriamo Sami, vi prego, WWE, Triple H, chi ci sta ancora lì, vi prego, avete una hot potato versus... Mamma mia, quando sono sta parla così in inglese io rullo di gioia, ecco. Vero mano? Cioè, adesso Sami Zayn è caldo, caldissimo, per favore non lo distruggete, fatelo vincere, fategli fare tutti gli incontri che vuole. Che ne sapete, magari a SummerSlam un bel incontro fra Gunther e Sami per il titolo intercontinentale? Mamma mia, assurdo. Quindi per favore WWE, pensaci a come bucare il buon Sami. Ti controlliamo. Ecco, appunto. Ora che abbiamo fatto il recap di Elimination Chamber, vogliamo fare praticamente quello che probabilmente saranno gli incontri di WrestleMania 39. Alcuni sono stati annunciati, altri verranno annunciati. Noi vi ricordiamo, questo video lo stiamo registrando il 21 febbraio, quindi abbiamo appena visto la puntata di Raw che c'è stata ieri, quindi noi ci stiamo collegando a quello che sappiamo il giorno di adesso, ok? Perfetto. Mi raccomando. Ecco, bravo Sus.
Quindi, quali sono i match che sono stati praticamente confermati per WrestleMania 39? Ovviamente, Roman Reigns contro Cody, doppio titolo, tutto in palio, main event, e chissà chi vincerà, probabilmente vincerà Cody, perché vincerà, lo possiamo dire. Vi immaginate che Roman Reigns batte Cody? Sarebbe assurdo. Poi, altri match che sono stati ovviamente confermati sono Rhea contro Charlotte, che speriamo Rhea distrugga Charlotte, e poi Bianca contro Asuka versus... Mamma mia, saranno dei bei incontri femminili. Poi, non confermati ovviamente, c'è Seth Rollins contro Logan Paul, però vabbè, è palesemente confermato, e Sami Zayn e Kevin Owens contro Jimmy e Jey Uso per i doppio titoli di coppia. Anche questo ancora non è stato confermato, però è quello l'incontro. A meno che non se ne escono con un triple threat match, Sami, Cody e Roman, ma non credo faranno un'altra volta questo cliché. Vedete, ce li siamo un attimo a puttare. Per quanto riguarda invece gli incontri, che proprio ancora non si sa niente, John Cena contro Austin Theory ancora non si è detto niente. Ah, poi questa, hanno detto nella puntata di Raw che Omos affronterà Brock Lesnar a WrestleMania? Su cosa ne pensi? Che sarà un altro match del cazzo, scusate, ma fatelo bene un incontro tra Bobby e Brock, cioè cosa mi rappresenta adesso Omos? Verrà squasciato malissimo. Infatti, cioè, non capiamo. Quindi Bobby affronterà Bray Wyatt? Ve lo ricordate che Bray aveva fatto quel promo spooky che voleva affrontare o Bobby o Brock? Nessuno sa niente, ancora non si sa niente. Poi, per quanto riguarda il match per il titolo intercontinentale, Gunther che affronta Sheamus, Drew McIntyre, Triple Threat Match, non si sa neanche questo. Poi, tipo, un'altra cosa che c'erano appuntati per quanto riguarda il Tag Team Women's Championship, che ce l'hanno il Damage Control, che affronteranno Shayna Baszler e Ronda, perché non date il match a Ronda presto e media, maledetti? Oppure Becky e Lita, mamma mia, magari, versus... Mamma mia, Lita... E poi Trish dove sarà in tutto questo? Nessuno sa. Poi The Rock? Cioè, The Rock? Dove sei The Rock? C'è paura del vostro caro scheletro. The Rock non si è fatto vedere. Speriamo ci sia WrestleMania, vi prego. Fate essere il nostro The Rock. Anche se stanno dicendo che il match tra The Rock e Roman sarà il prossimo anno, WrestleMania 40. Che suona anche bene, però un altro anno di questo feud incredibile. Chi lo sa? E poi probabilmente ci eravamo appuntati Edge contro Balor in un Hell in a Cell match, così finiamo questo feud, maledizione. È un anno che va avanti questo feud incredibile. E poi basta, mi sa. Ma ci sarà da divertire. Ovviamente non abbiamo i nostri titoli in palio incredibili, perché... dillo tu su su. Diciamo che sono sotto manutenzione, perché li vogliamo migliorare. E quindi chissà se vedrete dei nuovi titoli God Championship e Lud Championship. Vero mano? E niente. Direi che abbiamo detto tutto. Video venuto di solito 20 minuti, così Cameron sarà felicissimo di questa cosa. E siamo super contenti. Quindi ci divertiamo un mondo nel fare anche i video del wrestling. Perfetto. Allora, molto molto bene. E niente, il vostro schedo vi saluta. Abbiamo detto tutto. Sus saluta, sus. E sus saluta. Anche Manu saluta. Perfetto. Noi vi salutiamo e ci vediamo prossima settimana. Seguiteci su Instagram, se no il link in descrizione. E niente, vi ringraziamo delle visual, degli iscritti su Instagram. E niente. Quindi ci vediamo prossimamente, incredibile. Dobbiamo fare una chiacchierata con Benite Guglielmo. Vabbè, ne riparleremo. Comunque, niente, taglio incredibile, ci vediamo.